Ciao equilibrandi e sono pronto per la mia razione settimanale di patatine. Di nuovo salati preziosi, ma questa volta sono le patatine di Dragon Ball Super. Purtroppo già sulla confezione leggo che all'interno troverò una fantastica trottola. Io avrei preferito un personaggino, veramente. Naturalmente, visto che sono un vecchio nostalgico, se fosse un personaggino componibile darei di matto. Ma anche un pupazzetto andrebbe bene, invece no, c'è una trottola. Ma procediamo subito con il nostro assaggio e diamo un'occhiata com'è il giocattolino. Il prezzo di queste bustine è di meno di un euro l'una, ricordo, le abbiamo pagate, mi sembra, 90 centesimi l'una forse, o forse addirittura 89. Dentro abbiamo 30 grammi di patatine, eccole qui. Sentiamo un po' come sono, saranno ancora come la settimana scorsa. Dov'è la mia trottola? Dov'è? Eccola qui. Allora, piccolina. E sopra c'è una figurina della Dragon Ball Super. Allora, tiriamo fuori anche l'altra, fuori da questa confezione unta, e proviamole subito. Purtroppo tutte e due le trottole che ho trovato sono blu, quindi niente varietà per me. Però cambia l'adesivo sopra. Su questa qui leggiamo Dragon Ball Super e qui invece viene disegnato un personaggio, eccolo qui. C'è anche scritto qualcosa, ma è solamente il copyright, ok, non riuscivo a vedere. Dunque, sono di quelle trottoline che funzionano tirando via la stringa. Questa farà girare un peso che sta dentro alla trottola e le permette di girare a lungo sul tavolo. A lungo per davvero? Più o meno. La qualità non è eccellente. Allora, prendiamo la prima, ad esempio questa, ho visto che funziona un po' meglio. Mettiamo la stringa dentata e tiriamo. E la trottola si fa un giretto sul tavolo. Prima è andata anche un po' meglio, diamole un'altra chance. Ancora un tentativo, dai. Vabbè, più o meno. L'altra è un totale disastro, sentite il rumore del pesetto dentro, non riesce neanche a girare. C'è verso, che è una ruota quadrata, non capisco. Non va proprio bene. E quindi anche sul tavolino non riusciremo a ottenere chissà che grandi acrobazie. Ma invece sta girando meglio dell'altra. Niente, io mi arrendo, le leggi della fisica non funzionano più. Il risultato comunque è abbastanza deludente per tutte e due. Se chiedete a me, erano meglio quelle della settimana scorsa. Se trovate patatine e salati preziosi in giro, buttatevi su quelle con lo slime. Noi speravamo di trovare ancora quelle con le sorpresine di Super Wings, perché abbiamo visto sul canale di Blade 2 che erano dei bellissimi componibili, e invece niente, non c'erano più, c'era solamente Dragon Ball, le trottole di Dragon Ball. Dunque, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto cliccate su mi piace e condividetelo, anche perché finché vedete il fiocchetto rosso sullo stemmino del nostro canale, guardando e condividendo i nostri video ci aiutate a raccogliere un po' di fondi per i bambini malati dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Potete iscrivervi al nostro canale e seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!